Ieri è stato ricordato il giorno della memoria. A tal proposito, gli studenti dell'Istituto Curcio hanno ricordato questo giorno leggendo alcune pagine del diario di Anna Frank. A fare da cornice alle letture e le musiche del maestro Giannino Amore, c'è stato anche l'intervento di Francesco Lucania sull'edizione definitiva del diario di Anna Frank. Piero Giunta ha chiesto a Francesco Lucania l'attualità del diario di Anna Frank, il perché di tanto successo a distanza di 70 anni e cosa insegna il diario di Anna Frank ai giovani di oggi. Ascoltiamo. Francesco Lucania, nel giorno della memoria, lei è intervenuto all'Istituto Curcio sull'edizione definitiva del diario di Anna Frank. E allora la domanda è alquanto semplice: qual è oggi l'attualità del diario di Anna Frank? L'attualità di Anna Frank è dato dal fatto che è una ragazzina che scrive le sue traversie della vita in un momento molto tragico dell'umanità e scrive con una certa scorrimento di pensieri che li riporta a tutte le problematiche che hanno i giovani oggi, i rapporti con la famiglia, le difficoltà di comprendersi, il problema della solitudine dei giovani, e sono questi i temi che nel diario si ritrova, e anche dei segnali premonitori di quello che accade, e per certi aspetti è stata profetica, perché a distanza di 70 anni sembra di essere, di vivere quei momenti. A distanza di 70 anni, perché il diario di Anna Frank riscuote ancora tanto successo? Ma il tanto successo del diario di Anna Frank è dovuto al fatto che in realtà lei costituisce la vera voce della Shoah che si è perpetrata in Europa, e a distanza di tempo è molto molto attuale, perché la situazione del mondo con gli sbarchi da una parte, la solitudine dei ragazzi, gli ideali che non sono più pregni come prima, fanno sì che è un diario che tutti i ragazzi che lo leggono ci si ritrova. Le problematiche di allora sono le problematiche di adesso, non con la maggiore crudeltà che si è verificato con i campi di sterminio di Auschwitz e di tutti gli altri campi di sterminio, ma i problemi rimangono e sono molto attuali. Ma io mi permetterei di dire due parole che sono queste. Ecco le difficoltà di questi tempi. Gli ideali, i sogni, le splendide speranze sono ancora sorti, non sono ancora sorti in noi, che già sono colpiti, completamente distrutte dalla crudele realtà. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del rompo che ucciderà anche noi. Partecipo con dolore ai milioni di uomini, eppure quando guardo il cielo penso che tutto si svolgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Intanto devo conservare intatti i miei ideali. Verrà un tempo in cui forse saranno ancora attuabili. Queste sono parole di Anna Frank scritte sabato 15 luglio 1944, meno di un mese prima della deportazione. Ma come vedete sono più che attuali, perché l'elemento della solitudine del giovane è un problema ancora molto molto pregno, la solitudine nei riguardi della comunicazione con gli altri, la solitudine nella ricerca degli ideali, dell'affermarsi, e questa è l'attualità di Anna Frank. Va a proposito detto che il libro è stato tradotto in 67 lingue e ha venduto più di 80 milioni di copie. E questa è la vera voce della Shoah. Non è un caso che si definisce che sia veramente la voce della Shoah. Era un diario
intimo di cui lei faceva le sue riflessioni, ma è diventato la voce di chi veramente vuole affermare le sue idee, vuole affermare, vuole uscire dalla solitudine, comunicare con gli altri e ricercare un mondo di pace. L'ultima domanda: cosa insegna ai giovani di oggi il diario di Anna Frank? Ma in parte ho anche detto come, che rapporto c'è tra il diario di Anna Frank e i giovani. Un pezzo veramente è quello che, nonostante le sue vicissitudini, nonostante le sue difficoltà del vivere, di stare chiuso in un luogo, la speranza che comunque sia occorre avere e conservare gli ideali, le proprie idee, perché serviranno un futuro per gli altri, di non perdere la speranza di un mondo migliore, di una pace, di un dialogo con tutti gli altri. In effetti lei in un suo passo dice: mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. In questa parte qua penso che l'invito che lei rivolge ai giovani è di aver coraggio di non abbandonare le proprie idee, di continuare a sostenerle, perché queste cambieranno poi. Ringrazio Francesco Lucania, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica. E sul significato del giorno della memoria in provincia di Ragusa ascoltiamo il prefetto dottoressa Filippina Cocuzza. Queste cerimonie possono sembrare un po' retoriche, un po' ripetitive, quasi un obbligo da calendario, ma non è così, perché è importante tramandare la memoria. La memoria però si deve nutrire di conoscenza, se no è una memoria fine a se stessa, un mero ricordo, e non è così. Ecco, vorrei sottolineare l'iniziativa che la provincia di Ragusa, prima da Roma in giù, tra tutte le province, ha aderito l'anno scorso. Abbiamo sottoscritto, anzi i sindaci hanno sottoscritto un atto di adesione al cosiddetto progetto delle pietre d'inciampo. Le pietre d'inciampo altro non sono che dei cubetti grandi quanto un cubetto, appunto un San Pietrino cosiddetto, di ottone, che viene praticamente poggiato sul selciato dinanzi all'abitazione di una persona che è stata deportata, chiaramente sul volere della famiglia stessa. E questo è un progetto che a livello internazionale nasce addirittura da un artista tedesco, quindi ironia della sorte, proprio questo ricordo, questo moto, diciamo così, di memoria parte proprio dalla Germania. E quindi l'anno scorso abbiamo posato questo piccolo cubetto a Ispica, poi mi pare che il comune di Santa Croce Camerina abbia fatto altrettanto. Oggi ne metteremo due a Ragusa e una a Vittoria, quindi diventa così un monumento e un ricordo, diciamo, visibile a tutti. Ognuno passando si interrogerà su che cosa sia quella piccola effigie con il nome e la data di nascita e di morte di quella persona, e sarà un momento di riflessione e di ricordo.